Benvenuti a 7 giorni in 70 secondi, dove vi raccontiamo in pillole gli avvenimenti più importanti della settimana. Lunedì 22 aprile è partita la vaccinazione al policlinico delle fasce più fragili. I primi sono stati i pazienti oncologici di Duilio Casula, un importante passo avanti per proteggere la popolazione e in particolare chi è più a rischio. Parliamo di endometriosi, una patologia cronica frequente ma difficile da diagnosticare. Domani 27 marzo è la giornata mondiale dell'endometriosi, data che va a chiudere il mese mondiale della consapevolezza sulla patologia. Una donna su 10 ne è affetta. Il Centro per l'endometriosi del Policlinico Duilio Casula è in prima linea. Segue oltre 3.000 pazienti che non sono mai state lasciate sole, neppure durante il periodo di pandemia. Oggi l'ambulatorio è operativo il martedì pomeriggio al piano zero del blocco Q. Una storia a lieto fine grazie all'ecocardiografo salvavita del Policlinico. Il grande gioco di squadra della UO di Cagliari ha reso possibile la rapida individuazione di una malformazione cardiaca in un feto che necessitava cure immediate dopo la nascita. Per questo è stato organizzato un trasferimento d'urgenza della mamma tramite un Falcon dell'Aeronautica Militare. Come di consueto vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Potete leggere le nostre news sul canale Telegram AO Cagliari. E per chiedere informazioni potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 338-7194-434. Buon fine settimana a tutti, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo!